la comunicazione imperfetta, ovvero della vulnerabilità cui la lingua, ma forse la vita tutta, è esposta, cioè quell'esperienza in cui va in scacco la comprensione reciproca umana. Allora, la vostra proposta è che proprio a partire invece da questa imperfezione, non come qualcosa di accidentale, ma qualcosa di costitutivo, si possa costruire una teoria, un modello di comunicazione alternativo rispetto a quelli tradizionali. E la domanda però è questa: questo modello ci può aiutare o può fornire un contributo a un'etica utile per la convivenza? Soprattutto in questi giorni, in questi tempi in cui il discorso pubblico sembra affidato a una Babele assordante. Tu dicevi la lingua, uno dei temi del libro è la lingua, ma la comunicazione non solo linguistica. Allora, intanto c'è un capitolo intero dedicato al silenzio, che è la rinuncia della lingua per certi versi. Ma poi c'è anche, per esempio, una parte in cui parliamo dei malintesi che derivano dalle parole, ma per esempio dai gesti, dalle smorfie, eccetera, eccetera. E poi in molti casi i gesti e le smorfie che contraddicono le parole. Perché questo è un altro problema serio, cioè uno dei grandi temi del libro è il malinteso. Ma non solo il malinteso, ma anche gli altri aspetti del libro, per esempio la sovrabbondanza di comunicazione, per fare un esempio, eccetera, possono derivare anche dalla lingua che è sempre ambigua. Uno dei grandi temi del libro è l'ambiguità della lingua. La lingua è sempre ambigua e se non fosse ambigua non sarebbe la lingua umana. Una delle cose che diciamo nel libro è la lingua è massimamente ambigua in poesia e minimamente ambigua in geometria, cioè nel senso che il solo campo nel quale si è quasi totalmente riusciti a ridurre l'ambiguità è la geometria, perché in geometria ti dicono sia A, B il segmento, eccetera, eccetera, cioè fissi i presupposti, mentre invece la poesia vive di ambiguità. Ora, l'ambiguità, quindi se la mettiamo in questi termini, è anche una ricchezza della lingua, la rende più capace di aderire alla complessità della vita umana, però provoca facilmente malintesi. I malintesi, allora, sui malintesi noi abbiamo cercato di uscire da due logiche. Una, quella per cui si devono evitare i malintesi, perché sono almeno in parte inevitabili. L'altra, quella dei fighetti antropologi, che non sto neanche a nominare, che dicono: ah, che meraviglia il malinteso, si vive di malintesi, che bello che ci sia il malinteso, perché noi diciamo malintesi in molti casi rendono la gente infelice. C'è un romanzo di Balzac, Il ballo di Sceaux, che è un breve romanzo in cui ci sono queste due persone che per un malinteso, tra l'altro non linguistico, si amano alla follia ma non riescono a stare insieme. Ed è un malinteso non linguistico perché lei vede lui che sta in un negozio e lei pensa: ma allora non è un nobile, è un povero negoziante. E quindi lo liquida. E lui a questo punto dice: ma allora lei è una stronza, e la liquida. E a partire da un malinteso fattuale c'è una storia d'amore che va a monte. Ma i malintesi possono provocare di tutto. Dall'altra parte però sono almeno in parte inevitabili. E uno dei temi del libro è: si può uscire dai malintesi? E come? Non voglio andare troppo avanti e lascio la parola a Gabriele che dice la sua. Diciamo, Renato ha fatto una domanda: ci può aiutare una situazione come quella attuale, di casini e di malintesi, ma anche di malfunzionamenti provocati ad arte? Pensiamo al fatto che appunto un'intera zona di terra è lasciata senza elettricità, per esempio, e ragioniamo anche sui blackout. Questo parliamo invece del capitolo dei malfunzionamenti, in cui diciamo che ad esempio anche i malfunzionamenti sono una strategia politico-comunicativa. Però forse sì, nel senso che può aiutarci. Non è un libro prescrittivo, non è un galateo di buona comunicazione, in qualche modo è un anti-galateo di buona comunicazione. Però è anche vero che diciamo che in questa essere endemica dell'imperfezione della comunicazione ci sono, no, dei momenti da studiare, perlomeno quantomeno per capirsi. Infatti ragioniamo a un certo punto nell'ultimo capitolo su
quando cerchiamo di rimediare, prima di mandare un messaggio, mentre il messaggio è inviato e dopo aver mandato il messaggio. Quindi, e nel prima di mandare il messaggio facciamo esempio il ragionamento sull'autocorrettore, che ci ha divertito molto, tra l'altro uno dei primi esempi di intelligenza artificiale applicata al video tutti i giorni, il T9, non so se vi ricordate i famigerati tempi dei telefoni stupidi, quelli 1.0. E diciamo anche lì ci fa a volte fare dei grandi malintesi, dei grandi casini. Ma abbiamo parlato anche di fake news da altra parte. Dire autentiche sciocchezze. Dire autentiche sciocchezze. Ed è un esempio del prima di, quindi anche lì tentativo di rimediare, ma in realtà introduce ulteriori problematiche nella comunicazione. Altrimenti, mentre stiamo comunicando, le facce di tutti noi sono abbastanza chiare, no? Su quello, se uno dice una cazzata, no? Tenti di, è la metafora che mi ha fatto quella del treno che tenta, ha sbagliato binario e tenta di tornare indietro, ma come sappiamo, tornare indietro e prendere lo scambio giusto non è la soluzione. Non è la soluzione. Non cioè. È mai la soluzione. No, che non sia mai, non è vero, non ci sono regole. Nella comunicazione imperfetta non ci sono regole assolute. Qualche volta di fronte a un malinteso la soluzione giusta può essere quella di dire guarda che io volevo dire questo e non ci siamo capiti. Qualche volta la soluzione giusta è una risata, ma guarda che cazzata che è venuta fuori. Cioè, nella comunicazione imperfetta non ci sono regole assolute. Non c'è una grammatica, c'è una sintassi volendo, ma piuttosto soft. Detto questo non significa che la grammatica non sia importante e utile. La grammatica è importante e utile, però dobbiamo saperne i limiti. Dobbiamo sapere che la grammatica fa un pezzo della comunicazione umana. Un altro pezzo della comunicazione umana sta nel gioco dello scambio. E il gioco dello scambio, cioè l'etica, se vuoi, della comunicazione è il riconoscere i limiti dei nostri strumenti e il cercare di lo sforzo di comprensione. Lo sforzo di comprensione che, tra l'altro, voglio dire, parliamoci chiaro, c'è anche gente con cui non vale neanche la pena di comprendersi. Cioè, io non penso che ci sia un obbligo assoluto di comprendere tutti. Però, generalmente, lo sforzo di comprensione può essere un lavoro interessante per sé, perché può essere un lavoro interessante per la nostra mente anche. Per esempio, un pezzettino a proposito dei malintesi è dedicato a due persone che cercano di capirsi parlando ciascuna una lingua diversa, ma facendo uno sforzo di comprensione. Tu parli con uno che parla spagnolo, e allora poi in molti casi in che cosa consiste tutto questo? Nel fare sforzi un po' coi gesti, un po' cercando di parlare, magari a fatica, magari dicendo in parte sciocchezza quella lingua lì. È un'esperienza intellettuale estremamente interessante. Intanto perché impari a parlare. Alla base di questo libro c'è anche l'idea che il modello di comunicazione spesso prevalente nei trattati, eccetera, è un modello lineare, un po' come quando ti insegnano a scrivere a scuola. Cioè, sostanzialmente, devi andare dritto lungo una strada. In realtà, a parlare tu non impari così. Tu a parlare impari sentendo tua madre, facendo gesti, eccetera, eccetera, che è un processo mentale più complicato, più incerto, ma anche per certi versi più ricco dal punto di vista intellettuale. Tant'è vero che il ragazzino, imparando a parlare, fa uno dei passi più importanti della sua vita. Allora, la comunicazione imperfetta cerca di tenere conto anche di questo elemento di apprendimento che non può essere trattato in modo totalmente lineare e rigoroso. Ti insegno prima una parola, poi un'altra ancora, perché per l'appunto, e quando due persone si parlano insieme in due lingue in parte diverse, è un po' come i ragazzini che imparano a parlare dalla mamma, cioè io sento te, cerco di ispirarmi a te, è un po' di capire quello che dici, eccetera, eccetera. Alla fine, magari è fantastico perché impari una lingua, magari non arrivi a quel risultato così eccellente, però comunque impari qualcosa e fai ginnastica mentale. In questo senso l'etica della comunicazione è anche un'etica della ginnastica mentale, della apertura mentale che ti fa fare uno sforzo come quello appunto di imparare a parlare, eccetera.
E forse possiamo ragionare anche sull'etimologia del termine stesso, imperfetto, perché ci siamo interrogati a lungo con Peppino che titolo dare a sto libro. Poi ci sembrava che imperfetto fosse giusto. Grazie. Proprio dal perficere, quindi dell'incompletezza, no? della non conclusione di questo scambio comunicativo. Cioè è lì che sta l'idea, non che la comunicazione debba essere perfetta, e quindi ancora una volta non è un manuale di comunicazione, ma comunicazione che è sempre incompleta in qualche modo. È Nella logica invece occidentale degli ultimi, diciamo, centinaia di anni, è la completezza per qualcosa di perfetto. Ecco, noi contrastiamo questa idea, che Peppino diceva essere lineare, delle classiche teorie della comunicazione che vedono, parliamo, no? Abbiamo una parte iniziale che abbiamo chiamato archeologia delle teorie della comunicazione, in cui mettiamo assieme alcune teorie che sono profondamente diverse da di loro, lo sappiamo, ma hanno anche graficamente, sono simili da un punto di vista grafico, nel senso che hanno questa linearità che va da un punto a un altro, che va dal mittente destinatario, che va... Ecco, tutto questo abbiamo cercato di contrastare con questa idea di incompletezza, quindi di imperfezione. Era forse, no, Peppino, quella che è la radice del titolo stesso, che va spiegato, perché no infatti oltre a esserci accapigliati, no? Sì, no, accapigliati no, okay. Perché è stato un libro scritto abbastanza piacevolmente, sì. Devo dire. A proposito dell'imperfetto e del lineare, il libro si chiude con una metafora a cui ho tenuto molto, che parte da Eraclito che diceva: non ci si bagna mai nell'acqua dello stesso fiume. E noi dicevamo, molte teorie lineari della comunicazione invece non parlano dell'acqua del fiume, parlano dell'alveo del fiume. L'alveo del fiume è abbastanza rigido, poi se ci fai gli argini, eccetera, diventa rigoroso, però non è l'acqua, la comunicazione in realtà è l'acqua, cioè non sono le regole, è l'insieme di cose spesso confuse, incerte, i ramoscelli, le correnti più o meno sotterranee, eccetera. E allora a noi interessa, nella comunicazione imperfetta, parlare della comunicazione come questo flusso che non è mai uguale a se stesso. E questa, se vuoi, è in parte un'etica della comunicazione: riconoscere che stai parlando di qualcosa che cambia di continuo e che non devi riportare a qualcosa di fisso e di stabile, ma accettare il cambiamento. Solo che questo significa che in realtà delle scienze sociali che accettino fino in fondo il cambiamento c'è la storia, ma poco altro.